questi sono profumi d'Oriente. Ce l'abbiamo solo noi. Solo l'agro ha questo patrimonio, la munnezza. Beh, adesso non scherziamo più. Insomma, i nostri tanto amati commissari che stanno gestendo il comune di Pagani hanno detto che si sta lavorando, si sta operando. Certamente, chi lo mette in dubbio? Per l'amor di Dio, nessuno lo mette in dubbio, ma nessuno può mettere in dubbio che qui c'è questo ben di Dio che potete osservarlo ad occhio nudo. Ed è, questa è una delle strade di Pagani. Dove ci troviamo qua, signori? Via? Avete capito? Via Caduti di Superga. Quindi l'ho fatto dire ad un cittadino, non l'ho detto io. Via della Monnezza. Poi vi ho fatto riprendere via Griscuolo. E anche lì fra poco non si potrà camminare senza necessità di buttare per la strada. Ormai l'immondizio ci è arrivato per la strada. E allora, cari commissari, vogliamo tentare di risolvere questo problema? Sta arrivando il caldo e qui c'è già un olezzo che non vi dico. Qui c'è un profumo che veramente è vergognoso. Ho visto dei bambini camminare che si tappavano la bocca e il naso, perché giustamente il respirare questi profumi non è certamente, insomma, corretto, naturale. E allora che cosa fare? Non lo so, non lo so, signori commissari, io non sono l'amministratore. Io mostro e cerco di raccontare quello che avviene. Noi vorremmo una città pulita, vorremmo una città dove poter passeggiare, vorremmo una città dove poter respirare. Voi potreste dirmi, ma come lo dite adesso? No, noi lo diciamo da sempre, perché sulla Monnezza noi facciamo servizi ogni giorno e non riusciamo a capire, o facciamo finta di non capire. Il problema qual è? I soldi? E allora facciamo in modo che escano questi soldi. La gente che non paga, beh, attivatevi a farla pagare. Attivatevi a far pagare chi non paga e cerchiamo di ottenere un servizio adeguato e pagare gli stipendi a coloro che lavorano, dandogli anche gli automezzi.